Penso che questo forma parte comunque di un percorso di lavoro molto importante anche per il Venezuela, perché il Venezuela porta avanti una diplomazia che si chiama la diplomazia di pace, così che la cultura e l'interscambio culturale e il rispetto comunque tra i popoli è molto importante. Pensiamo che il Liceo Manzoni sta portando una iniziativa che può essere un esempio anche per altri istituti. Ci troviamo comunque molto bene, non è la prima volta che torniamo, ogni volta a Caserta, e anche questo liceo e il suo claustro di professori ci hanno dato sempre l'interesse e l'impatto di proiettare anche un futuro molto diverso per i suoi giovani attraverso la cultura, e questo è importante. Beh, attraverso la cultura, io ho avuto la fortuna di conoscere un venezuelano, un artista venezuelano che si chiama Orlando Campos, che è anche professore universitario, e quindi conoscendo lui, la sua arte, ho invitato lui e ho organizzato anche tempo fa una mostra al Museo d'Arte Contemporanea. Quindi è iniziata questa grande amicizia con gli artisti venezuelani e con chiaramente il consolato e anche l'ambasciata del Venezuela, quindi ha questa grande amicizia, ed è molto bello perché conoscendoci è possibile iniziare, e conoscendo la cultura veramente si cresce e cresciamo tutti quanti attraverso la cultura. Beh, è importante perché intanto è la seconda lingua più parlata, più diffusa al mondo. Non è semplicemente lingua di cultura, attraverso la cultura noi creiamo il ponte con quel mondo. Ma in realtà è una lingua molto spendibile anche sul piano del lavoro, nel mondo del lavoro. È fondamentale per questi ragazzi conoscerla, come è fondamentale conoscere tutte le lingue. Le lingue sono spendibili in qualsiasi tipo di studi poi si facciano. I nostri ragazzi non solo usciti dal liceo linguistico frequentano università umanistiche, fanno anche università, facoltà scientifiche, e le lingue sono sempre un sostegno, un supporto fondamentale nei loro studi, che assumono sempre più, ogni giorno che passa, sempre più una dimensione internazionale.